Signori, buonasera a tutti, benvenuti all'ennesimo appuntamento dell'Associazione Culturale Progetto Nuova Sintesi. Questa sera facciamo un convegno su un tema abbastanza delicato, ma prima di iniziare a parlare, a presentare i relatori, perché la nostra associazione culturale, perché Progetto Nuova Sintesi? Progetto Nuova Sintesi si vuol fare propositiva di una forma di sapere olistico, interrelato, contro tutte le forme di specializzazione del sapere che portano all'inaridimento spirituale dell'uomo, perché lo portano a essere incompleto, parziale, tecnicamente limitato. Questo perché oggi noi viviamo in una fase di civiltà tecno-economica che tende ad alienare l'individuo, a stroncarne le radici spirituali, a farne un oggetto e a creare delle forme di sapere che siano limitate. Non bisogna avere coscienza. Siccome oggi noi ci lamentiamo dello stato di cose in cui viviamo, bisogna ripartire da quelle che sono le nostre radici, dal nostro sentire, dalla nostra coscienza, avere una coscienza più aperta possibile. In nome di un progetto di nuova sintesi tra varie forme di sapere, arte, esoterismo, filosofia, poesia e quant'altro, questo è importantissimo perché è formativo, è propedeutico alla formazione dell'individuo. Allora, io comincio con la presentazione, farò io il primo intervento. Io mi presento rapidamente, sono Umberto Bianchi, sono un giornalista, scrivo tanti anni, ho scritto per tantissimi anni, 12 anni su Quotidiano Rinascita, ho pubblicato due libri, uno alle origini della globalizzazione per una storia del globalismo e un altro il fascino discreto dell'Occidente su quello che è il percorso non ortodosso del pensiero occidentale. Ho scritto tanti articoli, abbiamo fatto conferenze con l'amica Giovanna Canzano, con l'Associazione Storia e Cultura in Cammino, e ho fatto conferenze anche con il Circolo Culturale, l'Associazione Tradizionale Pietas, il Movimento Tradizionale Romano, un circolo che si rifaceva alla religiosità politeista romana. Ho fatto conferenze anche con, per un certo periodo, con l'Associazione Culturale della Destra, e adesso collaboro da molti anni con quelle che erano, che era prima ereticamente, ora è Pagine Filosofali, ereticamente la pagina più metapolitica, Pagine Filosofali è quella più rivolta al discorso filosofico ed iniziatico, e adesso ho fondato nel novembre del 2021 l'Associazione Culturale Progetto Nuova Sintesi, che ha fatto la maggior parte delle sue conferenze qui. L'argomento di stasera è un argomento un po' complesso. Eros e magia in Occidente. Questo è un percorso abbastanza complesso. È un argomento che si presta ad interpretazioni molteplici, specialmente si presta a tanti fraintendimenti, perché quando uno pensa a Eros, a sesso, subito un fatto pruriginoso, oppure il fatto dello scandalo, oppure c'è qualcuno su qualche chat qualche giorno fa ha detto: ah, siete indecenti, non avete decenza, è quello che dico. Ma lei che non ha capito di che cosa stiamo parlando. Allora, quando si parla di Eros e sesso, cose di questo genere, bisognerebbe avere presente un certo concetto, energia, energeia in greco. Noi siamo costituiti di energia, di energia. Chiediamo energia. Il nostro mondo è una guerra tra nazioni per accaparrarsi le principali forme di energia. Noi questa energia la introiettiamo, la assorbiamo, ma la emettiamo pure. Il nostro cervello emette energia. E il momento in cui noi emettiamo maggiore energia è proprio durante l'atto, il massimo atto dell'eros, durante l'accoppiamento, durante l'atto sessuale, perché nel momento della massima arrivo alla quello che noi chiamiamo volgarmente orgasmo, avviene quella che è una sublimazione sensoriale, cioè il massimo momento di espansione dei nostri sensi. Da quando l'uomo nasce a coscienza di se stesso, c'è l'idea che con questa potenza energetica che si sprigiona durante questo atto, tu possa compiere un atto magico. Cos'è magia? Anche qui ripetiamo perché sennò ci... Magia è far divenire l'essere dal nulla con un semplice atto di volizione e con dei gesti che siano non collegati a una linea verticale, ma gesti per analogia. Io tocco qua, ma l'effetto si fa qui. E la stessa cosa con la magia sexualis, con la magia sessuale. Gli antichi, come i moderni, hanno sempre, da sempre, l'uomo ha creduto che nel momento del raggiungimento di massima sublimazione dei sensi,
con la magia immaginativa tu immagini un qualcosa e tramite l'atto sessuale tu puoi arrivare a raggiungere questo obiettivo, con la magia immaginativa, addirittura arrivare ad ottenere, dicono taluni, quello che si chiama un corpo di luce che ti rende immortale. Però queste sono cose molto pericolose, perché noi stiamo parlando di un argomento scivoloso, perché qualcuno, qualche imbecille, si pensa pure che facendo certe cose una persona chiappa una, faccia una cosa e poi ecco qua realizzo, non è così. Molto pericoloso, perché sono energie difficilmente controllabili. Tant'è vero che nell'antica Grecia, dottrina orfica, il creatore del mondo era Eros, chiamato Fanete o Protogenos, colui che crea per primo. Eros è una forza incontrollabile, guai a sfidare Eros. E questo dicono gli orfici, che erano la prima, una delle prime dottrine esoteriche del mondo greco, della Grecia. Per capire qualcosa sulla magia sessuale bisogna cominciare a dare un riscontro archetipico. Noi abbiamo due elementi: il fallo, l'ingam Shiva in India, e la vulva, la Yoni, a cui corrispondono due figure archetipali: il fallo, potenza solare, fuoco, divinità; Shiva, costruttore dei mondi; Shakti, la vulva, l'acqua, la luna, colei che distrugge il mondo. Questi sono due archetipi opposti che vanno così in India. Questo dà luogo a un'altra cosa, un'altra parola che esplica tutto quanto, un altro termine, Hieros Gamos, matrimonio sacro. Nell'antichità si riteneva che si celebrava il matrimonio, l'accoppiamento sacro tra due divinità o tra una divinità e uno o più esseri umani, al fine di dar luogo a esseri umani potenziati, eroi, semidei, eccetera, eccetera. Allora, la continua ripetizione di questo Hieros Gamos, il continuo coagire, ripetere continuamente, dà luogo a quella che in antichità era la prostituzione sacra. La prostituzione sacra, che è una prostituzione, una forma di volgarizzazione del sesso, ma una forma di ritualizzazione, perché il sesso è il raggiungimento dell'io sovrasensibile. In India, se voi andate a Khajuraho, vedete delle sculture erotiche incredibili. Cioè, pornografia? No! Per gli antichi il sesso non era pornografia come lo intendiamo noi, assolutamente, è una forma di perfezionamento del sé per entrare in comunione, per arrivare all'Atman, all'io sovrasensibile, entrare in comunione con l'assoluto. Questa è la sessualità degli antichi, la concepivano così, questo è importantissimo. In India noi abbiamo, nell'India shivaista, tanto, l'India parte già prima della civiltà indù classica, nell'India della valle dell'Indo, c'è già presente la religione shivaista, l'ingam Shiva è presente già lì. Abbiamo il discorso che continua con le devadasci, con le ragazze dedite alla prostituzione sacra, che poi qui si esplica, scusatemi, solo una forma di ballo, neanche di prostituzione, forse anticamente era prostituzione, dedite alla dea Lakshmi, e sono delle fanciulle ritenute sacre in questo contesto. Abbiamo anche nel buddismo tantrico, nel buddismo che, Vajrayana, me l'ho dimenticato, abbiamo l'accoppiamento di una divinità maschile che rappresenta temperanza e compassione con una divinità femminile che rappresenta la sapienza. Quindi queste unioni sessuali rappresentano principi superiori, teniamolo bene a mente, non è volgarità, è potenziamento del sé in comunione con l'assoluto, e questo lo ripeteremo tutto il tempo, sennò qui si fa solo confusione. Oh. Questo abbiamo parlato dell'India. Nel vicino Oriente noi abbiamo una città sumera, accadica, anche accadica, sumera, babilonese, assira, sempre lo Hieros Gamos. I re assiri o accadi e sumeri si accoppiavano con una sacerdotessa dedicata, dedita a tale cose, in occasione di certe festività, per ricordare che il re simboleggiava il dio, che era Marduk, delle volte qualcun altro, delle volte erano altri dei, che si accoppiava con una vergine o con una sacerdotessa per rappresentare questo atto sacro e dare luogo, rinnovare la fecondità, la fortuna, la forza dell'intera comunità, dell'intera che, a cui la divinità Poliade si riferiva. Questo in Egitto abbiamo faraoni che si accoppia con una sacerdotessa nei templi, ricordando l'accoppiamento di terra e cielo, Geb, Nut e Geb, cielo e terra, pardon. Abbiamo, come abbiamo detto, le ierodule, la prostituzione sacra che viene dallo Hieros Gamos, che le ierodule sono diffuse in tutto il vicino Oriente, anche in Siria, cioè dedicate a Inanna, Ishtar, Astarte,
queste fanno questo lavoro che non è poi un lavoro di prostituzione, ma è un atto sacro. Le si dà qualche cosa, dei soldi, una mancia, ma è un, cosa, è un rito per ingraziarsi, è quasi un rito apotropaico. E la sessualità è una sessualità sacra, ricordiamolo bene. Oh. In Grecia antica vi era la stessa cosa. In Grecia antica noi abbiamo l'Eraion di Samo, in cui abbiamo la rappresentazione dell'accoppiamento, lo Eros Gamos tra Zeus ed Era. Abbiamo tra Demetra e Iasione, che è un rito che risale all'età cretese, in cui Demetra, regina delle messi, dea delle messi, è ruolo attivo, è una donna, è una regina che ha una parte attiva. Infatti abbiamo la figura nella Grecia arcaica, nell'area del Mediterraneo, del toro, il Bocnios ton Teron, cioè questo elemento forte che però è sottomesso alla divinità femminile ancora più forte. Questo importantissimo, questa corrispondenza, interscambio magnetico tra le energie. Oh, durante le antesterie in Grecia, le feste di antesteria ad Atene, il Basileus o l'Arconte si accoppiava con la propria moglie di fronte, o la moglie si doveva accoppiare con un grande sacerdote, ma più che altro con il marito di fronte a tutti, perché questo accoppiamento era dato da Dioniso o da Zeus, che si accoppiava con la regina, e da questo accoppiamento nascevano dei, no, semidei, eroi e compagnia bella. Il più famoso esempio di Eros Gamos è quello di Olimpia, madre di Alessandro Magno, che si dice essere stata fecondata da Giove sotto forma di aquila o serpente, a seconda delle versioni dei vari autori greci, qualcuno aquila, qualcuno serpente, ma Olimpia, dice, ha dato luogo, ha creato, ha partorito Alessandro Magno grazie all'intervento divino del sommo Giove. Questo, oh. Per arrivare a un altro settore che mi interessava toccare un momento rapidamente, tra gli stessi ebrei pre-israeliti, cioè i cananei, esiste la figura delle Kedesha. La Kedesha è la prostituzione sacra, sia femminile che maschile, che però con l'avvento della religione israelita viene proibita. In Mesoamerica, tra Aztechi, Toltechi e Maya, invece c'è un altro principio, a parte i sacrifici umani. La prostituzione sacra viene esercitata solamente in senso omoerotico, omosessuale. Pederastia e compagnia bella sono proprio molto diffusi a livello capillare. I sacerdoti e i nobili, sì, anche se eterosessuali, devono accoppiarsi con questi giovinetti vestiti da donna e compagnia bella. Però questa è una cosa che non ha portato molto fortuna a queste città, perché accompagnavano questi riti omoerotici con sacrifici umani in gran quantità. Infatti Maya sono scomparsi, Toltechi, poco di lì a poco, travolti dagli Aztechi. Gli Aztechi sono finiti molto 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 male, sappiamo bene la storia con gli spagnoli, per cui vedete anche suscitare energie sbagliate porta delle conseguenze. Qui non sto facendo un discorso di moralismo, non è che io giudico l'omosessualità, la bisessualità, io vi dico solo che muovere queste energie in modo sbagliato può comportare conseguenze tragiche ed inaspettate. Non lo dico solo io, lo diranno anche gli altri relatori. Oh. Nell'Evo Medio noi abbiamo a continuazione queste pratiche con lo gnosticismo, con la gnosi, specialmente quella marcionita, ebionita e con gli ofioniti, che praticano queste cose, e i pauliciani, che sono quelli che sono poco prima che arrivassero i catari. I catari erano molto più puri, avevano disprezzo per la materia, e non erano intesi a fare queste pratiche. Un altro caso di pratiche sessuali di cui si parla poco, perché se ne sa poco in effetti, perché con quello che ha combinato la Chiesa, sono i Templari. I Templari, si parla del discorso della sodomia, che sembra non sia vero, c'è il discorso dell'androginia, del bafometto, anche per il discorso del bafometto, dell'unione di questo simbolo che unisce caratteri maschili e femminili, perché l'androginia è la caratterizzazione perfetta della vera, della completezza della sessualità. Platone ci parla dello sfero, no? L'unione androgena del maschile e del femminile. E se andate in India, mi è successo, andate in treno, io ho fatto un giro una notte in India in treno tanti anni fa, e passavo per tanti villaggetti, era pieno di travestiti, transessuali. Non capivo la cosa. E invece sono considerati e rispettati proprio perché l'androginia è considerata quasi una qualità metafisica, perché è una completezza tra due caratteri opposti. Oh. Nel Rinascimento e nel tardo Medioevo noi abbiamo i fedeli d'amore di Dante e Cavalcanti, che però si riferiscono a una donna ideale, che altri non è l'incarnazione della Pistis Sophia, della sapienza gnostica, della perfetta sapienza della gnosi. Il Rinascimento ci porta avanti l'idea bellissima della Venere,
di questa Venere misteriosa che è molto ambigua, anche perché non c'era da scherzare, c'era la Chiesa che menava, non è che uno potesse fare tanta ginnastica sessuale o propalare certi principi, perché non basta male. Marsilio Ficino prova con la magia naturalis esporre delle cose, ma diciamo doveva stare molto molto attento. Diciamo che l'ultimo capitolo, io vi parlo così, faccio una carrellata rapida perché ci serve a fare una conferenza su ogni traccia che vi ho dato. Giordano Bruno è uno di quelli, qualcuno ha detto già, uno che premette la psicanalisi. Lui dice che l'Eros ha una forza sulle masse incredibile. Quando lui parla di tecniche condizionatorie della mente della persona, ci parla dell'Eros come energia incontrollabile da cui tu puoi controllare le persone. E lui capisce questo discorso, infatti è un mago moderno e riesce a entrare perfettamente in questo discorso, però purtroppo finisce come finisce. E l'ultimo e più misterioso, diciamo, afflato di questa magia sessuale o di questo Eros sacro, lo danno i Rosa Croce. I Rosa Croce che assumono alcune tecniche cabalistiche, cioè Dio che si accoppia con la Shekinah, ma se ne sa poco perché i Rosa Croce rimangono un mistero e la sapienza rosacrociana poi è stata travisata, sporcata, inquinata da esperienze posteriori che non va bene. Oh, cosa accade dopo? Tutto questo sapere sulla sessualità sacra, sull'eros sacro, con la controriforma, con l'avvento dell'illuminismo viene cancellato, viene comunque messo in minoranza, ridicolizzato. Facciamo attenzione, nell'Ottocento l'avvento della modernità porta anche, si comincia a vedere a metà dell'Ottocento, positivismo e razionalismo entrano in crisi, si vede l'insufficienza di questi modelli e da metà dell'Ottocento c'è un ritorno in Occidente dell'occultismo e dei saperi occulti. Questo ritorno si accompagna a due fenomeni. Uno, un fenomeno filosofico, che è quello dell'idealismo di Schelling, di Fichte e specialmente l'idealismo magico di Novalis. Il mondo dipende dal mio io, per cui se io sono forte dentro, preformo il mondo. E questa è la prima cosa. La seconda, il ritorno, la rivalutazione della sapienza indiana, dell'induismo, cioè con l'arrivo degli occidentali in India, specialmente dei britannici, tutta una serie di personaggi cominciano a fare studi sulla glottologia, sulle lingue, sia indù che quelle indoeuropee, si scoprono le radici indoeuropee. Sono Grimm, Bopp e Humboldt che fanno questa scoperta, questa riscoperta di queste radici comuni che abbiamo con altri popoli. E tra questi riscopritori di queste radici comuni c'è Schopenhauer, chiaramente, ma c'è anche un'altra persona, oltre a Schopenhauer, che è la Blavatsky, l'Elena Petrovna Blavatsky, che nel riscoprire l'induismo a modo suo, perché deve adeguarlo a quelli che sono i parametri della modernità, riscopre anche il sesso tantrico. C'è questa riscoperta del tantra yoga, del sesso tantrico, della via della mano sinistra, cioè di questa tecnica in cui si arriva all'orgasmo senza eiaculazione. L'eiaculazione deve avvenire dagli occhi. Mentre la via della mano destra dice va proprio superato, non ci deve essere orgasmo, non ci deve essere eiaculazione, non ci deve essere proprio niente, deve essere qui un'elevazione spirituale. La via della mano sinistra invece propone, che è una cosa tostissima, perché immaginate per un essere umano normale arrivare al momento di massima sublimazione sensoriale senza praticamente poter eiaculare, una tecnica pericolosissima tra l'altro, qualche imbecille prova a fare queste cose, però ci si può fare molto 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 male. Oh. Cosa accade? A metà 800 c'è un certo Bradley Randolph che pubblica un libro. Questo Randolph pubblica un libro che è Magia Sexualis, cioè pubblica un libro che parla di queste tecniche di magia sessuale che servono a potenziare l'io, ne parla in modo molto esteso e comincia con tutta una letteratura volta a rivalutare la sessualità. Perché? Perché nel frattempo c'erano stati gli studi di Fechner, Wundt e di Freud sull'inconscio. Si viene a scoprire un lato oscuro dell'uomo. Questo lato, secondo Freud, è dominato dalla sessualità. Quella di Freud però è una sessualità materialista, animalesca. Tant'è vero che arriva Carl Gustav Jung che dice manco per niente, noi siamo dominati dalla libido. La libido che è la spinta vitale, spinta alla vita, e lui si rifà a quelle che sono le ideologie vitaliste. Quindi il superamento del sesso come materialità, ma bensì come spinta alla vita, a qualche cos'altro, a pervenire a qualche cosa.
Di questo discorso che fanno Fechner, Wundt e altri, e lo studio sulla psicanalisi della sessualità, provoca in Occidente tutta una serie di interessi proprio occulti, tra cui questo libro di Pascal Beverly Randolph, il quale pubblica questo libro e viene seguito da altre persone. Per esempio c'è Ida Craddock, che è una emerita deficiente, e dice sì, col sesso puoi fare tutto, sbagliatissimo, anche questa è un'altra degenerazione. A fine Ottocento nasce in ambito iniziatico l'Oto, Ordo Templi Orientis, fondato da Keller, Hartmann e Royce. Questi tre fondano questo ordine, definiamolo massonico ma non è massonico, sul fatto della pratica sessuale con Tantra Yoga. A questo ordine aderisce un personaggio di cui bisogna fermare e parlare un momento, che è Aleister Crowley. Aleister Crowley è un mago inglese, è un esoterista inglese, è un grande tecnico, un grande studioso di magia. Evola, di cui parleremo tra poco, lo ammira in quanto tecnica di magia, ma come personaggio io lo definisco un personaggio, quando apre l'abbazia di Telema, Cefalù, ecco, fa sacrifici uccidendo animaletti, orge, cose già, infatti viene sbattuto fuori. Umanamente non è una bella persona, è un grosso tecnico della magia, il suo libro Magic è ottimo da leggersi perché dà delle versioni della magia rapportate alla modernità, ma non è comunque, a mio parere, una bella persona, perché proprio è, poi infatti diventa l'esempio per molti rocchettari satanisti e queste cose qua, però Evola lo ammira molto perché in effetti è un grande, tecnicamente parlando, è uno che di esoterismo e di magia, di sapienza iniziatica se ne intende. Ora, parlando del nostro autore, di Julius Evola, che non è un maghetto, qual è il contesto in cui, il contesto da cui Evola prende le mosse per il suo testo Metafisica del sesso, è proprio questo, il contesto di fine Ottocento, in cui l'avanzata di una società industriale produzionista crea nuove incertezze, ma anche nuovi entusiasmi, crea le avanguardie, dà una spinta verso il futuro, sempre con l'idea portata avanti, con l'idea portata avanti da Nietzsche e Schopenhauer, quindi un superare i limiti nostri, anche attraverso la tecnica intesa e coniugata in un certo modo, come vedranno i futuristi, e si viene a creare una sintesi tra queste avanguardie e quelli che sono gli ambienti occultisti. Infatti molti dei rappresentanti dell'occultismo italiano specialmente provengono anche dalle avanguardie, poi le rinnegheranno, eccetera. C'è questa sintesi tra avanguardia e futuro, ed Evola è uno di questi esempi. Lui raccoglie queste istanze, ma non è un maghetto, perché lui nel pubblicare, lui pubblica Metafisica del sesso nel 58, però già aveva in testa questo progetto, questa pubblicazione di questo libro già dal 52, a seguito di alcuni aveva fatto delle conversazioni con Mircea Eliade, che ce li porta, e io credo anche da molto 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 prima. Dovete sapere che Julius Evola è uno dei creatori del sodalizio magico diurno negli anni 20, pubblicano in 2-3 anni una serie di impressionante di articoli, monografie interessantissime, in più cercano di modificare, questo era lo scopo, l'ambizione di questo gruppo, la realtà circostante, doveva influenzare la dittatura fascista, il fascismo e il paese, l'Italia, attraverso la paganizzazione, attraverso proprio delle catene magiche in grado di paganizzare, faccio uso questo brutto termine, l'opinione pubblica attraverso un'influenza magnetica, un disegno folle, ma è vero, era quello che volevano fare. Ed Evola, poco prima di questa esperienza, era stato con una certa Maria de Nablowska, con cui praticò sesso tantrico. La Maria de Nablowska, ecco lei, la curatrice dell'edizione italiana di Magia Sexualis. Quindi importante, non c'è una disconnessione. Evola prende spunto però non dagli a questi autori magici, bensì da due autori ben precisi nel pubblicare il suo libro Metafisica del sesso: Otto Weininger e l'altro autore che è Johann Jakob Bachofen. L'importanza di Bachofen, questi sono due autori strani, giudicati da molti come reazionari, come ottusi, come misogini quantomeno, però stiamo attenti, Bachofen ci parla di una civiltà matriarcale a cui succede poi una civiltà patriarcale che prende più coscienza delle proprie radici e origini. E da dallo scritto di Bachofen prende anche spunto Neumann, Erich Neumann, psicanalista di scuola junghiana, che ci parla proprio, o anche altri scrittori come Robert Graves e altri ancora, che ci parlano di una civiltà preesistente a quella indoeuropea patriarcale, una civiltà matriarcale fondata su questi archetipi matriarcali. Oh.
E ci parla sempre di questa differenza tra la valenza femminile e la valenza maschile. Lunare, acquatica, luna, solare, e di fuoco e virile l'altra. Otto Meininger fa un discorso simile ma diverso, ci parla della bisessualità insita in ognuno di noi e ci dice, poiché siamo tutti dotati di caratteristiche maschili e femminili nel contempo, chi ha più caratteristiche maschili, diciamo la virilità, è un elemento di superiorità. Per cui lui dice, meglio essere una lesbica che una donna normale, effeminata, perché costei rimane sempre a un rango inferiore. Fa tutta una serie di discorsi del genere che però qualcuno ha interpretato in modo diverso, perché si tratta di sottolineare, anche in questi casi estremi, la specificità dell'uomo e della donna. Discorso che ci fa Evola. Evola è metafisica del sesso, non è né bigotto, né però è uno a favore del... diciamo degli atteggiamenti libertini, perché ci dice che è tutto frutto di una mentalità occidentale sbagliata, volta a banalizzare e a esteriorizzare il sesso. Il sesso, l'eros, l'atto sessuale, è una forma di potenziamento del sé per addivenire a quello che è l'individuo assoluto. Lui ci parla di uomo assoluto e di donna assoluta. Attenzione, importantissimo, non guarda questo fatto femminista, non femminista, dice no, c'è la donna che ha una determinata valenza mentale fisica, e l'uomo che ne ha un'altra, donna lunare, ma manco passiva, c'è anche un essere attivi e lunari, perché per esempio la luna presso i sumeri era un dio maschile, per esempio, tanto per dirne una, però lunare, acquatica, rispetto all'uomo, fuoco, attivo, solare, quindi sono due principi archetipici che però si vanno incontrando, si vanno quasi incastrando e confondendo. Infatti lui ci parla del discorso dell'androginia, anche questo come raggiungimento della perfezione. Quindi qual è il discorso di Evola? Ripercorre qual è la differenza, ecco, voi vi chiederete, tra Evola e gli altri maestri esoterici medicinali, meno che il rosumibe, no. Scusate, è un'emergenza medica. Andrebbe spento, per cortesia, grazie. Andrebbe spento. Allora, qual è la differenza tra i vari autori, filosofi iniziati come Evola, Steiner, Kremers, possiamo parlare della Petrovna Blavatsky e della teosofia, rispetto agli autori che ci parlano di magia sexualis? Gli autori come Randolph, Loto, eccetera, eccetera, ci parlano di queste cose finalizzando il sesso a se stesso. Il sesso come ultimo fine e come pratica esclusiva. E poi ci dice, manco per niente, il sesso non è la pratica esclusiva per addivenire alla pienezza del sé. Lo può poi addivenirci con l'ermetismo, col tantra, yoga, ci può addivenire attraverso il Tao, ci può addivenire attraverso mille altre soluzioni. E la stessa cosa dicono gli altri esoteristi. Il Kremers stesso ci invita, come anche Steiner, come anche Blavatsky, alla prudenza nell'usufruire di queste energie sessuali. Se voi vi leggete il libro L'iniziazione di Steiner, rimanete, sembra legge un manuale della parrocchia. C'è gente che sta molto attenta a questa cosa, ma lo stesso Eliphas Levi, che è stato il primo cultista occidentale assieme alla Blavatsky, sono molto attenti con queste cose. Col sesso non si scherza, perché chi è veramente studia queste cose sa che l'eros è un elemento con cui non si può giocare, e questo è importante capire. Quindi con l'eros, la differenza con Randolph e con Loto e con altre persone come Aleister Crowley, qual è che queste persone hanno fatto del sesso soltanto l'unica cosa che conta, hanno influenzato la mentalità occidentale anche in modo sbagliato, con la banalizzazione del sesso. Questo va ricordato. Io non è che voglio criminalizzare nessuno, ma importante. Poi un altro discorso, stesso Kremers è stato soggetto a delle deviazioni, no? Vi sono stati dei gruppi che hanno attinto dal sapere ermetico di Giuliano Kremers, vissuto a fine 800 fino all'inizio del 900, e creatore di una scuola ermetica, i quali hanno preso gli insegnamenti a Kremers e li hanno deviati con tecniche tipo le cobazioni, eccetera, eccetera, per arrivare ad raggiungere il famoso corpo di luce e divenire immortali. Cioè tecniche mutuate dalla gnosi o anche dal tantra yoga, che con kremersianesimo non c'entra nulla, tipo l'ingestione di liquidi seminali maschili e femminili accompagnate a periodi di digiuno, concentrazione, ma sono tecniche che non c'entrano nulla con gli esoteristi di cui stiamo parlando, e con Evola in particolare, il quale... Qual è la differenza allora tra l'esoterismo, tra le antiche
gli antichi insegnamenti sulla magia sessuale e quello che ci dice uno come Eva. La differenza è che noi non siamo antichi, noi siamo moderni, e questo va sottolineato. Evola pensa con la prospettiva dell'io. Noi, lo dice anche Massimo Scaligero, l'antroposofo, noi non siamo come gli indù o come gli antichi che, facendo veramente certe pratiche, arrivano in immediata comunione con l'assoluto. Noi non abbiamo questa capacità. Dobbiamo centrare noi stessi sul nostro io, creare questo io assoluto, questo individuo assoluto, e dopo arrivare al dominio della realtà. Anzi, anche perché, secondo questo modo di pensare moderno, noi siamo l'assoluto. L'io si identifica con l'assoluto, questo è un discorso hegeliano ma portato alle estreme conseguenze da Evola, per cui lo strumento di perfezionamento, il sesso diventa strumento di perfezionamento individuale, lontano da qualsiasi suggestione pornografica, eccetera, eccetera, non c'entra più nulla, è uno strumento di elevazione. L'ultimo discorso, e poi ho finito, riguarda quello che è l'attinenza dell'eros col nostro essere, con la nostra esistenza. E questo è importante. Quella che può essere un'analisi che io definisco ontologica, heideggeriana. Il problema qual è? Che noi da millenni ci stiamo, questo detta di Heidegger e di Jaspers, allontanando dal senso delle cose. C'è stata quella famosa età assiale dell'umanità prima della quale l'uomo pensava, non pensava razionalmente, ma pensava collegato al mito. Voi avete il Rig Veda e altri scritti in cui si parla solo per miti. Dall'VIII secolo avanti Cristo cominciano a apparire i vari profeti, perché l'uomo perde il senso dell'immediatezza dell'essere e deve collegarsi alle cose tramite uno che glielo spiega, una figura terza, Zarathustra, Buddha, Mahavira, può essere i filosofi greci, Eraclito e Parmenide e compagnia bella. L'uomo perde questo senso dell'essere, questo è importante. Allora che cosa succede? La perdita del senso dell'essere avviene tramite la creazione della metafisica. Quella che noi chiamiamo metafisica non è un altro termine che noi, è quella aristotelica, quella specie di scatola che inquadra tutte le nostre idee, è una sclerosi e non ci permette di vedere la sostanza delle cose. Infatti Heidegger critica Platone per questo, noi non riusciamo con lo schema idea, con il logos, a vedere le cose. E il logos è la fine dell'Occidente, è il destino della fine dell'Occidente. Come superare il logos? Il logos Heidegger ce lo fa superare con l'Ereignis, con un pensiero parmenideo, col pensiero dell'immediatezza, che può essere rappresentato dalla tecnologia, dalla poesia, ma vi dico io anche dall'eros, perché l'eros, essendo sublimazione dei sensi, è Ereignis, momento, ecco qua, hai superato le teorie, ecco qua, hai superato la metafisica, ecco qua. Ed è per questo che l'eros in Occidente, estremamente contrariamente a quello che noi pensiamo, questa è una civiltà aperta all'erotismo, manco per niente, è una civiltà che l'erotismo lo demonizza tramite la pornografia, tramite l'esteriorizzazione del sesso e la mercificazione dell'uomo, del corpo dell'uomo e della donna. Non è il sesso magico volto a potenziarci, ma a depotenziarci. Pornografia è depotenziamento. Quindi attenzione a quello che quando qualche imbecille dice parlate di cose, no, è manco per niente. Questo è quello a cui è arrivato la città. L'eros è una cosa importantissima, perché eros è vita, distruggere l'eros vuol dire distruggere vita. C'è stato un cito per ultimo, un personaggio scomodo che ha parlato di eros, e non è né Evola né questi qua, era Benedetto XVI che una volta fece un bellissimo discorso, dice per iniziare un rapporto di coppia amoroso, la prima fase è data dall'eros, dall'impeto dell'eros, a cui poi segue l'agape, la comunione tra le coppie. Quindi anche da parte di un cattolico fervente viene ammesso questo fatto. Questo era un cattolico differente che ragionava, infatti è finito male. Signori, io vi ringrazio, spero di non avervi disturbato. Adesso lasciamo spazio, un applauso a tutti voi. Vorrei lasciare spazio, allora vi presento Vitaldo Conte, che è il nostro ospite d'onore stasera. Vitaldo Conte è professore all'Accademia d'Arte, è poeta, come è sottoscritto, veniamo dall'ambito poetico tutti e due, è un grande artista, è un performer, è un grande scrittore, pure ha scritto svariati testi, articoli, continua a scrivere tuttora articoli, siamo tutti maniaci dello scrivere. E stasera il suo intervento è su che cosa, carissimo? Dovrebbe essere su Evola. Però ormai ma no, l'hai fatto sconfinare. Boh,
Non c'è problema. No, vai. Ho dato anche spunti che sono interessanti. Perfetto. Avete parlato di una possibilità quantica, una possibilità olistica. Ed è giusto, non ci avevo pensato. Nel senso che ne parla anche la differenza dell'energia. L'energia è qualcosa che può essere vissuta anche in una dimensione olistica. Per esempio l'esperienza di cui non ho detto, sono diplomato, voglio dire, sono un massoterapeuta, operatore di Reiki, e quindi molte delle dimensioni egoiane che ho trovato, quindi più la definizione culturale, mi interessano gli spunti. Tutti questi spunti sono tutti spunti che io ho meditato, ho messo a punto proprio attraverso questo. Cioè la metafisica del sesso, allora io mi occupo da Evola da tantissimi anni, ho curato una mostra su Evola, ho fatto testi, saggi, roba varia, però io ho scoperto ragazzino Evola attraverso la metafisica del sesso. Poi ho scoperto. Una delle dimensioni, ecco questo per esempio della terapia olistica potrebbe essere interessante, perché alcune dimensioni della ritualità e del concetto dell'energia, perché tutto dice è energia, e della fluidità dell'energia, anche legato al concetto dell'orgasmo e della sessualità, possono avere un senso. Ci sono anche tante dicerie che sono sulla vita di Evola, anche in base a questi discorsi che abbiamo fatto. A me è piaciuta la definizione stessa che Evola ha fatto, che dice: in questo termine metafisica viene usato in un duplice senso. Il primo senso è quello corrente di filosofia, dove per metafisica si intende genericamente la ricerca dei significati ultimi. Il secondo caso è quello quasi laterale. Esso può riferirsi a ciò che va al di là del fisico. E quindi, nel presente caso, nel sesso e nelle esigenze del sesso. Allora, questo libro, come parlato prima Umberto, può predisporsi a una lettura con varie angolature. La mia era legata soprattutto, come ho dato il titolo, al concetto dell'alchimia, l'alchimia come energia, il concetto della ritualità, perché le ritualità di cui si è occupato, quelli di Evola, sono state veramente a tutto campo, anche perché il libro non è tanto un libro di Julius Evola. Evola lo ha in qualche modo confezionato, lo ha collegato a lui, anche il suo pregio è anche quello del 58 di aver diffuso e di aver fatto conoscere, potremmo dire, argomenti e sapere anche che erano sconosciuti. E quindi va visto anche in questo ambito. Per esempio, un concetto che a me è interessato molto è il concetto di Ers pensiero di Evola e con la sua arte vita, perché tante cose sono legate a dicerie, a leggende sulla vita di Evola, e questo mi ha permesso, e anche collegato alla sua creatività, perché lui era filosofo, però è stato anche molto interessante poeta e artista. E quello che ho colto, essendo mi occupato, così di Evola sono stati prefati da me per i mediterranei, voglio dire, ritengo che tutti questi due linguaggi non siano stati opportunamente letti dai cosiddetti studiosi. Però è un discorso aperto sul finale, lasciamo quello dell'arte, perché è meglio non farlo. Però c'è una dimensione artistica che mi interessa, intriga di Evola, i suoi tre famosi nudi di donna. Questi nudi di donna fatti negli anni 60 e 70, e l'altro è la sua poesia, soprattutto nel data. Allora c'è stato un libro uscito nel 2021 sulla vita, Il ritorno del barone immaginario, un'antologia sulla vita romanzata di Evola, fatta da Idrovolante Edizioni, in cui c'è un mio racconto. Questo mi ha permesso, attraverso il racconto, di in qualche modo confezionare, cucinare questi aspetti. E poi ho immaginato un Evola anziano, gli ultimi 30 anni li ha passati sul letto praticamente, quindi che riattraversava la sua vita anche
e anche l'eros. Ecco, tra le dimensioni, per esempio, che poi ne parlerò, ci sono alcune. Ecco, ho partecipato a dei convegni su Ebola, dove per esempio ho parlato parole di Ebola sulla fellazia, un'altra sulla dimensione che c'è stato un sconcerto, come se fosse un... tutto quello che vogliamo, quindi se fosse stato uno spaccaccione in situazione. Sono uscito e poi alcuni di questi mi sono venuti dietro per capire il mondo che vogliamo, per complimentarsi. È lo stesso che si è complimentato, andato dentro, sono onorato di aver fatto questo discorso, tutti quelli che mi hanno preceduto l'hanno messo meno per far capire. Per cui il discorso sull'Ebola è anche talvolta un po' castrante, o ridotto o imbalsamato come deve essere fatto. Se quando uno degli accusi è stato fatto a Ebola, dovrebbe essere stato un po' maschilista, quindi dice no, perché dice che una donna che è perfettamente integrata dal proprio principio è superiore a un maschio che non rientra nel proprio principio, quindi non è vero. La dimensione più particolare, più sconvolgente, è quando lui si è occupato, quello che vedremo, dell'addirittura l'orgia rituale, ed è molto interessante. E ora, vedendo questo e presentandolo anche, è stato presentato da me anche alla Galleria d'Arte Moderna e alla Poesia, in questo quadro, in questo mio racconto, si chiamava il quadro segreto, di cui ho parlato di un quadro segreto. In realtà è segreto, però, voglio dire, frequentando questi ambienti si sa che c'è un quadro segreto di Ebola che addirittura è a Bologna, addirittura sono collegati persone addirittura del terrorismo nero. E allora, se è nell'immaginario, questo esiste, quindi mi è servito il concetto del racconto in qualche modo per dire cose che esistono, però non sono in qualche modo oggettivizzate. Perché questo quarto nudo doveva essere appunto tre nudi, a me interessano molto, non soltanto l'aspetto pittorico. Sono stato il primo a dichiarare una cosa, adesso lo chiamano tutti, non nessuno mi uccide. Lo stesso di cui quando l'aveva letto la prima volta, voleva sapere, eccetera, eccetera. Perché ritengo che i tre nudi dipinti di Ebola rappresentano i tre archetipi della donna, tutto quello che in qualche modo, ecco, come un'arte può diventare racconto. E ci sta la donna, l'acqua, il principio della donna e addirittura lo sguardo. E per esempio quello che io amo, il nudo alchemico, di una donna bionda con le gambe divaricate, non perché mi interessa la legalità, ma perché in quello c'è l'aspetto demetrico, il potere demetrico della donna, cioè attraverso l'apertura e mandare attraverso l'os sacrum una energia che si diffonde, quindi è demetrico, è offerta, rispetta e quindi rappresenta per me il concetto, quando sei venuto quella domenica, ricordi, certo. E in quel modo rappresenta il concetto della sessualità della donna che è demetrica, è offerta, rispetto all'altro che è il nudo afroditico, che invece rappresenta l'altra donna, la donna potremmo dire sotto l'effetto dell'oscurità, quella di Cali, voglio dire, che è quella. E poi viene effettuata attraverso tante pratiche che poi vedremo. E legato appunto a questo concetto dell'orgia rituale, ho trovato un collegamento attraverso una poesia di Ebola che l'ha scritto, questo suo, che si chiama Ballata in Rosso. E nella sua Ballata in Rosso, e lui parla di un concetto visionario, di ritualità di sottomissione del mondo. Dice, voglio bere dal cratere di un delirio, lame della crudeltà e di voluttà estreme, nella mia ballata rosso per voi, stasera. Per voi, chiusa bellezza, nemica fasciata di eleganze contro cui si frangono assurde balane. Quella sera il rito si spezzerà, perché ora siete in mio potere, se io vi farò frustare, ora vi avrò dinanzi là, addossata alla parete, con le braccia, con i due polsi legati, manterranno allargati in alto nella U di una rigidità evoluzione. Una così erotica, estrema. Scritta da Ebola,
E quindi eccola come in questo testo di poesia, cosa che è scritto nell'introduzione del 23, introduce nell'atmosfera orgiastica di un rito nero, dall'esplicito sottofondo sadomasochistico, il segno di un binomio, violenza-piacere, che dice: dinanzi a un occulto altare scarlatto, questo incontro può rappresentare il rosso simbolico di un rituale d'amore. Nell'orgia rituale di cui parla Evola, Evola attraversa anche esperienze addirittura molto, molto antiche, di donne che in qualche modo entravano nella dimensione del loro giardino rituale, erano nei percorsi dell'eros sacralizzato, diffuso, non naturalistico del sesso, l'aspetto rituale ed evocatorio ha sempre una funzione fondamentale, un congiungimento magico-rituale, tantrico, vuol produrre l'affioramento del piacere del sé, atemporale, legato a uno stato non duale, alla suprema unità, all'incondizionato. Il significato superiore dell'amore sessuale, che non va identificato con l'istinto della riproduzione, deve aiutare i sessi a completarsi, a integrarsi interiormente nell'immagine umana che diviene originaria. Nello spirito dello yoga tantrico si legge in un testo, e non attraverso questo. È vero che c'è questa dimensione di ricercare l'altro, però questo altro nel tantra, in tante esperienze, io sono cultore, voglio dire, uno deve anche andare a cercare l'altro sesso dentro di sé. E infatti dice, nello spirito di yoga tantrico, si legge in un testo, che bisogno ho di una donna esterna, ma una donna dentro di me. E quindi la differenza tra uomo e donna è nella grande tradizione classica, l'uomo è l'elemento unitario, spirito e cielo. La donna è l'elemento chiaro, diatico, terra e materia. Lo yang è luce, è solare, è fuoco, è vento. Lo yin è ombra, luna, acqua, anima, l'abissale. Il predominio yin è la donna, lo yang è l'uomo. In questa dinamica dei principi cui si incontrano attuando nello yang, la qualità fredda, umida e oscura, allo yang quella secca, chiara e luminosa. E allora tutto, talvolta noi dobbiamo anche cercare di vedere che cos'è la differenza tra eros e sesso. Non è la stessa. Il sesso, voglio dire, realizza compiutamente un rapporto attraverso i sessi. L'eros lo può contemplare, sia ben chiaro, ma l'eros è energia, l'eros è qualcosa. E questa energia può essere, in qualche modo, espressa attraverso, per esempio, il primo rapporto, qual è, dice, il mondo, attraverso lo sguardo. E questo sguardo che ti prende, che ti fa, come lo dice Evola, che ha fatto saggi sullo sguardo, di un rapporto, come dice D'Annunzio, ci sono certi sguardi di donna che l'uomo amante non scorda, che non cambierebbe mai con l'intero possesso del corpo di lei. E questo è lo sguardo, perché lo sguardo ha una carica, un magnetismo. E quello sguardo diventa poi la dimensione per andare oltre. E quando gli amanti entrano in questo rapporto, potremmo dire, atemporale, oltre, in cui rientra ogni tipo di logica, voglio dire, l'amante entra in una dimensione tra la vita e la morte, come sono i fedeli per l'amore, ma entra anche in un ambiente tra realtà e sogno. Quindi questo aspetto del sogno
è un elemento caratterizzante della macchina, non è il sogno fatto nel dormire, è il sogno attraverso cui uno si incontra, perché questo sogno può essere un incontrarsi in altre vite, un rientrare, un riconoscersi, un poter attraverso l'altro ricostituire una identità, una sostanza che è energia, che è tutto, è fluidità. Sì. C'è la dimensione sessuale di cui parlava Umberto, la dimensione anche quella energetica. Talvolta è chiaro che certi tipi di rapporti bisogna essere allenati perché altrimenti sono pericolosi. Per esempio, in certi ambienti nostri, vogliamo dire, alcuni hanno messo in dubbio, possiamo più questo, se è ben chiaro, che Evola è perché camminava affrontando le bombe a Vienna, sia stato colpito da una bomba e poi che gli ha messo spina dorsale, quindi non è morto. Molti pensano addirittura che sia stato perché abbia praticato, ha usato il tantra in un modo estremo. Quello se non lo sai usare, può, con cui parlavano della Kundalini. Non è reale quando parlavano dei templari. Templari sì, uno degli accusi poteva essere quello della sodomia o omosessualità, ma non è, ci sarà anche stato, ma non è questa la dimensione. Perché quell'energia vitale che ha l'origine di tutto è nell'osso sacro, dietro. E tra loro c'era la tendenza di baciarsi. E allora che se uno lo vede in un'ottica normale, se un uomo pascia un uomo sull'osso sacro, possono scattare degli elementi, ma in quel baciare invece no, perché quel bacio si bacia con l'energia che si ha verso il maestro, perché attraverso questo si applica tutta l'energia, e questa fa parte anche della terapia mistica, che poi non è soltanto la dimensione psicologica, ma anche la dimensione che si chiama della bioenergetica. Non è Freud, parte da Jung, poi ci stava altri come Reich e altri. Per esempio esistono dei veri e propri allacci terapeutici attraverso questo, in cui c'è anche la dimensione dell'entrare attraverso il concetto della sessualità, usando quell'energia addirittura come sblocco dell'origine. E questo, per esempio, Evola ne parla, però qualche volta è un pochino restrittivo, Evola. Tu parlavi di Aleister Crowley. E Crowley, però, Evola parla che dice non so fino a che punto l'energia che aveva Crowley erano determinati dal suo pensiero, dal suo tino, soltanto perché lui aveva un suo magnetismo naturale. E l'altro autore che citava Umberto Randolph, di cui si occupa nell'ultimo capitolo della metafisica del sesso, è importante, il libro non l'ha scritto lui perché è stato scritto postumo, uscito nel 1931 e non a caso curato da Maria di Nablokowska. E allora Maria di Nablokowska, nel mio racconto, immagino proprio quello che ha detto attraverso appunto una pratica tantrica, non si ha certezza che l'ha fatto dal mio punto di vista, sì, comunque. E non a caso tutte e due hanno scritto la parola oscura, commento la parola oscura. Ma esagio, scusa la parola interiore. È stato tradotto ufficialmente, ma la traduzione dal francese in realtà è molto relativa, perché è una poesia tutta basata sulla vibrazione, basata sulla dimensione, e quindi attraverso, potremmo dire, un duetto. Ecco, immagino che una voce femminile prende di presenza magica, vuole entrare nel suo colloquio di immagini, come la russa Maria della Cosca, lei a volte è stata molto importante, perché poi ha attivato a Parigi tutta una scuola, una situazione di esoterismo. Questo racconto appunto lui lo porta. Maria
traduce dall'italiano questo qui e lo interpreta alle grotte dell'Augusteo qui a Roma nell'autunno del 21. Ma Maria Bielakowska è anche interessata alla potenzialità femminile della magia sessuale. Come poetessa e persona coinvolta nelle pratiche occultistiche superiori, ha la sensibilità adatta per entrare in questa ricerca poetica di permanenza. Questa non è la parola, potremmo dire, normale poetica, ma è una parola che cerca il suo, potremmo dire, in termini più opportuni, in chiave letteraria, il suo fonetismo. È una poesia adatta dal suono. E allora è chiaro che il suono è già una poesia intraducibile, una poesia di cui l'elemento fondamentale del suono non può essere fatto, quindi è un'altra scrittura. E quindi anche questo esiste un segreto, perché l'originale non sarà mai trovato, era tra parentesi. E quindi c'è tutto un mondo legato a dei segreti che noi non conosciamo. E, ecco, Evola dice quello che dice allora, secondo me, il 58 era parzialmente attuale. Dice quello che dice del 58 è molto attuale oggi, più del 58 quando è uscito. Il rapporto tra sessi diventa oggi una misera cosa, una mistura di inganni, di tradimenti, fallimenti, ingestione di pillole e di iniezioni per orgasmi che non volgono in nulla, in quanto sono privi di spirito, di chiami archetipici, di libertà. Questa diffusione dei sessi e di pornografia dilagante è in prova della repressione, poiché il sesso si è volgarizzato, fisiologizzato, quasi romano, senza spirito, avventura, creazione, donazione, scoperta, finita. E così il concetto oggi, per esempio, in cui vince in primo piano, dominato dalla scena della letteratura, dall'arte, la donna è esposta in tutti i modi, nella pubblicità, non per carità d'opera, devo dire. E qua noi intravediamo, come dice, l'oscurità di Calino, in quanto questa epoca può essere sotto il suo segno, quello che parla del Caligiuca. Si è appropriato forse delle sfere dell'Eros per intossicare attraverso la comunicazione di se stessi la vita stessa, perché il pericolo è l'intossicazione. E ne parla nella pratica dell'Eros, perché chi fa potremmo dire, un uso del sesso indiscriminato crea questa intossicazione e questa intossicazione intossica l'interiorità, mentre quell'energia può essere, e questo può essere giustificare il discorso, di coltivare questa energia fino all'ennesima potenza e in qualche modo non esserne debitore, non esserne soggetto, perché così diventa forza. Questo è proprio qualcosa. È chiaro che per fare questo devi essere allenato, perché se uno lo fa e non è allenato, la Kundalini salta. Questo ne parlo anche altri, quindi dire, non è che ne... E quindi questo Eros, anzi, usare, perché come anche dice Evola, esiste come che talvolta delle situazioni possono essere anche fatte, ma perché attraverso il veleno ci può essere una rigenerazione, il veleno come possibilità, quindi devi conoscere anche qui. Ha passato una fase in cui usava le droghe, non perché per non essere indipendente, perché attraverso questo per affinare, questo è molte dimensioni di tutta la cultura, una cultura degli anni 70 era prende di questa cosa, quindi uno può usare tutto, ma attraverso questo per coglierne qualcosa, per cercare di canalizzarla, di portarla in una dimensione di superiorità. Quindi la superiorità non nasce attraverso il diniego puritano di qualcosa, ma attraverso fare qualunque cosa. Però cercare questa moda che va oltre. Ecco. A me è piaciuto molto che nel libro era citato il concetto del fedele d'amore. No? In questo libro parla del fedele d'amore. E cita proprio Evola le parole di un fedele d'amore medievale che, anche se fantasticata, rimane molto significativa.
estrapola da una pubblicazione sullo sviluppo, dice la particella a significa senza, mor nos significa morte, riunendo si ha senza morte, cioè immortale. Il fedele d'amore non conosce la morte, pur comprendendola dentro di sé, nella naturale vocazione a spingersi verso l'estremità del proprio sentimento. Solo l'estremo amore può interessare questa nostra, potremmo dire, interesse. E quindi in questo c'è anche la ferita, e la passione morte merita il nome d'amore, poiché oltrepassa bisogni terreni e la vita stessa. Ed ecco il concetto brevemente dell'orgia rituale di cui Evola parla. Ho citato qualcosa, per esempio, uno degli elementi dominanti di questo, per esempio, è il solstizio d'estate, perché anche questo, voglio dire, le energie devono anche seguire, comincia già dalle cose con l'equinozio di primavera, poi c'è il solstizio, quindi tutto il momento in cui la natura rinasce. Il carattere proprio delle orge rituali ha un aspetto fondamentale, quella regressione liberatoria dell'inferno che si risolve sul segno del femminile, stesso ideale, ma che l'orgia annulla la creazione e in pari tempo la rigenera, identificandosi con la totalità non differenziata, precosmica, in cui l'uomo supera così e ritorna rinnovato. Attraverso questo bagno nell'inferno ritorna purificato. E questo mi sono citato. Nel Medioevo, nota Evola, ci sono stati residui di riti molto antichi e statici che culminavano nell'atto sessuale, trasceso come un sacramento, sacramento. Avendo caratterizzazione attribuita al Sapa, alcune giovani donne affermano di essersi recate al rito per rapimento nel cuore e nel vivere del Dio Supremo religione, religione d'amore. Il sabato diviene così il paradiso elargitore di piaceri statici che non possono essere descritti. Nell'esperienza di questo convegno dionisiaco appare appunto la regina, una giovane donna nuda, spesso una vergine di particolare bellezza. Il suo corpo disteso diviene un palpitante altare. E così il concetto che parlavo prima del fascino. Lo sguardo fluidifico della forza Tsing è quella che si lancia tra due amanti, è quello che poi ha fatto anche Reggio, cioè la cabina degli amanti. Si accende attraverso lo sguardo, passando poi a pervadere il sangue. A partire da quel momento, l'amante porta in un certo senso nel proprio sangue l'amante, viceversa, incurante della distanza che eventualmente può separare. Nella lingua universale degli amanti c'è chi ha nel sangue. Ecco, e questa possibilità di questo incontro alchemico-magico, ecco, per esempio può anche avvenire, ma non frutto della testa, può avvenire con un incanto, può avvenire anche inaspettatamente, in un fuggevole incontro con una donna che magari non si vedrà più, o magari con una prostituta. Un'avventura di una notte. E questo può accadere, potrebbe accadere per tutta la vita, nonostante uno abbia rapporti affettivi con altre donne, con questo qui che scatta. E nelle pratiche superiori del tanto tantrico, l'esperienza può essere usata appunto come mezzo per avere contatti con sopra sensibile, ecco, in molti di questi orgi rituali. Non venivano la dimensione fatta per un desiderio sessuale o per uno spirito libertino, perché attraverso queste pratiche orge rituali c'era la comprensione di alcuni segreti, come nel taoismo, particolare prolungamento, la durata portata enormemente la durata dell'orgasmo, perché questo produce una energia che va in circuito,
Come metabolismo l'uomo cerca semplicemente la sostanza fluidifica, complementare ad assorbire o usare come eccitante, per rafforzare la propria qualità di acqua. L'uomo pratica il sesso soltanto perché ha una necessità biologica, produce un suo tipo di alchimia. L'incontro dell'alchimia magica potrebbe essere proprio appunto una abbreviatura di luce astrale che costituisce la base per la fascinazione amorosa, in quanto gli amanti vivono in una dimensione sempre tra sogno e morte, anche la morte, sì. L'aspetto sognante degli innamorati frequenti, questa speciale forza magnetica indotta allo stato di vibrazione diffusa del desiderio nel vero tsunami, alcuni momenti dell'amore potrebbero non esistere più, e questa è la tragedia. Ed ecco perché uno poi fa questo incontro. Conoscere certe cose ti brucia anche l'anticipazione, poi non sai più vivere una vita tranquilla, una vita basata su rassicurazioni esteriori. Perché l'amplesso fluidifico e l'amore magico entrano nella resa. Quindi non solo come strumento di desiderio e brano sessuale, ma come amore, con la maiuscola. Come qualcosa di più sottile e basso, i fluidi energetici entrano nella figurazione della magia sessuale, nel suo atto di sprofondare, di sentirsi portare un altro. L'atto magico avviene nello stesso momento in cui tutte le forze di entrambe si leggono. E così. Ecco, per esempio, un elemento, il concetto anche quello di loro. Il sudore e l'olfatto sono significativi nell'intossicazione fluidifica delle amanti. Nell'antichità, in altri popoli primitivi, si pensa che il fluido potesse essere comportarsi ad amante fino a impegnarsi oltre il corpo o anche le vesti che se ne associano. E così, questo molte pratiche degli amanti è quello di aspirare l'odore e prendere con sé le vesti indosse dagli altri, per mantenere questo rapporto, che il concetto dell'erso passa anche attraverso questa, potremmo dire, sinestesia a distanza. Per finire il concetto appunto. Le due donne con... Le due tipologie di donne sono quella appunto afroditica e demetrica, la donna assoluta, fortemente femmina, totalmente. E questi riguardano due tipi, Demetra e Afrodite. Si presentano in corrispondenza con gli archetipi eterni della madre e dell'amante. Il tipo demetrico talvolta appare in immagini femminili, anche quelle di antiche dee, in piedi o supini. I molteplici nomi attribuiti alla grande dea, alla madre terra, la magna mater genetrix, sono immagini del principio demetrico e della sua forza incontenibile. Nelle epifanie indù della grande dea appaiono varie forme disposte del maschio divino, che è la migliore nel principio afrodisiaco della femminilità primordiale, quale forza dissolvente tra vigente e statica abissale, che è opposta a quella della femminilità demetrica. Nel mondo mediterraneo le dee hanno questi contatti. Per esempio, molto bisogna anche chiarire che cosa significa vergine. Vergine in senso magico non significa una donna che non è stata deflorata. La verginità è una verginità, è una vulva superiore. Anzi, la donna che ha la maternità conosce, perde la sua magia, perché ha creato qualcosa. E nella tradizione di numerosi popoli il principio femminile è associato non solo al principio della seduzione, ma anche all'elemento opposto, demonico, qual è? Per esempio, sono legate anche alla luna, no? Della luna, dell'oscurità, che conduce alla metafisica della sessualità umana. Questa natura tende, e questo è molto importante, e lo rendono i due quadri di Evola, natura tende ad asservire il principio della verità trascendente o magica in funzione demetrica o afroditica, quindi demetrica è offerta, l'altra afroditica è seduzione, ma anche, potremmo dire, pericolo.
non tanto sul piano materiale e umano, con riferimento alla procreazione e al desiderio. Per questo, la sua dinomia essenziale, l'autore Evola parla di morte suggente, che l'uomo può venire dalla donna, il suggere stesso della pratica sessuale della fellazio è un gesto che assume, esprime l'essenza di questa natura e di questa sua inesorabilità. Perché questa tendenza del femminile è presente nelle forme come in quelle celesti, superiori. La donna, se può dare la vita, sbarra o tende a sbarrare l'accesso a ciò che sta al di là della vita. L'altra possibilità etica della donna corrisponde all'atto, al tipo dell'amante che in un clima eroico e trasfigurante desidera l'uomo come il proprio signore e sposo, venerandolo come il proprio Dio. Questa, superando ogni esclusivo egoismo personale, fa della propria offerta, offerta d'amore, quasi un atto sacrificato, pur conservando dentro di sé il potenziale disgregatore, vivificante e demonico della donna assoluta frutitica, però lo libera dai lati distruttivi e suggetti. Quello che tu dicevi, che l'Eros Domone, molte di quelle erano sacerdotesse del Dio, che attraverso la prostituzione sacra dovevano in qualche modo purificare le proprie istanze del femminile. E se, e non era importante se andavano con un uomo vecchio, giovane, brutto, bello, rodovario, e se nasceva un figlio, addirittura era un figlio del Dio, era per dominare la propria istanza, potremmo dire afrodite, per purificarla. Ed è dalla morte suggente, infine. La morte suggente può venire alla donna che non riguarda la semplice energia vitale e nervosa, ma il principio dell'essere dell'uomo e della sua abilità trascendente. Perché quel gesto può essere offerto e può dare energia, ma quell'altro può essere aspirazione, può essere in qualche modo. In reazione a ciò è stata riconosciuta alla scelta, ecco, la forma superiore di divinità. Quando dice Salomè, voglio dire, il centurione romano che era pronto a qualunque cosa per lei e lei non voleva, lei voleva Giovanni, il profeta. Oh, signori, il prossimo intervento è quello dell'amico Stefano Maiorca, che prego di accomodarsi vicino, perché abbiamo l'onore. Sì, come se gioca. Sì, devi. Allora, l'avete visto varie volte, più e più volte, nostro ospite, Stefano Maiorca è scrittore, pittore, oltre che poeta, ha pubblicato numerosi testi sull'esoterismo ed è anche è preside di un'accademia ermetica di stampo cremerziano qua a Roma. È una persona che ha tenuto tante conferenze, ha scritto tanti libri, alcuni ho letti, pure ho avuto l'onore, e stasera ci parlerà proprio in tema di questa serata, ci farà un discorso, un titolo molto bello, Il supremo orgasmo con il sé, alchimia sexualis. Ti ringrazio. Buonasera. Allora, questo argomento viene dal mio libro, una parte di quello che tratterò, non tutto ovviamente, Alchimia Sexualis, che ho pubblicato con l'amico Gianluca Pierini. Solo due così chiarimenti. Il primo riguarda il fatto specifico della magia sessuale intesa come rapporto fisico che non porta quasi mai a nulla, e poi spiegherò perché. Comunque nel libro trattavo delle 15 dee lunari che erano connesse con 15 aspetti delle fasi lunari.
Qui entrava in gioco l'alfabeto sanscrito, delle particolari articolazioni vocali e sonore che praticamente attraverso un lavoro interno portavano a quella che viene definita l'androgenia alchimica. Quindi ogni suono unito a particolari visualizzazioni e alla respirazione pilotata, che è una tecnica difficilissima, si giungeva alla creazione vivificata di immagini in astrale, immagini ovviamente legate alla donna, ma come partenogenesi alchimica, non certo come rapporto vero e proprio, che come ho già spiegato e vedremo più avanti, quasi sempre non porta a nulla. Lo stesso Crowley, che nell'ottavo grado del loto pretendeva la sodomizzazione tra uomini, lui sarà stato anche un personaggio particolare, ma non mi risulta che ci siano stati grandi risultati. Ancora oggi c'è nell'ottavo grado questa, diciamo, fase, quindi ovviamente si capisce che io e Crowley siamo equidistanti. Non mi ha mai interessato, neanche quando parlava di Aiwas, questa entità, dopo che si era imbottito di droga, lo dice lui che ne ha parlato. Quindi quello che sto suggerendo prima di continuare è che non bisogna credere a nulla che non si è provato in prima persona, come succede nel percorso ermetico magico, che è sperimentativo e non può essere basato sul sentito dire. E questo era solo un chiarimento. Quindi questa produzione di suoni emessi dalla bocca e il respiro pilotato creavano in astrale questa forma. Nel tantrismo magico, quello che potremmo definire il sacerdote creava l'immagine della dea, che di solito era di colore azzurro, creava l'immagine della dea e quindi aveva un rapporto con questa immagine, un rapporto sessuale con questa immagine. Ciò che significa? Significa che chiaramente il rapporto era legato alla parte lunare e quindi al mediatore plastico del sacerdote. Non c'era quindi un contatto vero e proprio con la donna. Ad esempio, questi stati di alterazione di coscienza li troviamo anche nell'ambito dei culti siaci, legati quindi alla dea Iside, dove il suono penetrante del sistro portava a una condizione di allocoscienza, cioè di alterazione della coscienza che trascendeva la condizione umana e riconduceva quindi alla riunificazione con la parte femminile. Si creava così questa diade, cioè la cosa doppia, cioè dea e Dio. Però anche in questo contesto ritroviamo un qualcosa di interessante. È quello che metafisica del sesso, Evola chiamava la liria, che nel buddismo tecnico, attenzione, tecnico non mistico, era il seme trascendente, quindi non fisico. La parola viene da vir, latino, significa forza e virtù. Compito delle forze femminili era quello di assorbire questo seme, lo vedremo in alcuni culti misterici, per spezzare questa ascesa trascendente. Infatti Evola dice: ciò significa per l'uomo essere cancellato dal libro della vita, ma non intendeva in senso fisico quanto in senso appunto trascendente.
Ad esempio, una cosa interessante, appunto, nei culti femminili ritroviamo una supremazia della corrente femminile, del femminino sacro, e tale corrente veniva in qualche modo veicolata per sottrarre energia all'uomo, perché il concetto dell'uomo e della donna è il rincorrersi per ritrovare poi in seguito una unificazione, quella che viene chiamato ermafroditismo, cioè l'unione di Hermes con Afrodite. Quindi c'è tutto un lavoro. Vorrei, prima di proseguire, fare comprendere che queste tecniche sono assolutamente difficoltose, purtroppo girano non solo in rete ma anche in libelli di scarso valore, delle semplificazioni di tutto ciò, sia che è magico, ermetico, quindi rituale, sia della magia sessuale, no? Due s'accoppiano, visualizzano e creano. E questo non è assolutamente vero, perché il percorso, ad esempio, anche androginico, cioè della partenogenesi alchimica, cioè l'uomo che attraverso la sua parte lunare e femminile riesce ad avere un rapporto con se stesso, è un lavoro che dura una vita ed è pericoloso naturalmente. Ma perché è pericoloso? Soprattutto perché tutte queste pratiche, anche il rito più semplice, vanno in qualche modo a appozzare, usiamo questo termine non elegante, alle energie nervose. Infatti tutte queste pratiche non dovrebbero essere a disposizione di chiunque, perché come succede per la musica, l'arte e tutto il resto, ci deve essere una predisposizione naturale. E siccome queste pratiche hanno un'impronta marziale, devono essere di chi ha una forza interiore fuori dal comune, se no è la fine. I manicomi sono pieni di gente che è convinta di avere praticato magia sessuale o magia in generale. Comunque, noi ritroviamo questo aspetto legato appunto al predominio della corrente femminile, ad esempio nei culti legati a Rea, Cibele o Cibele, che dir si voglia, dove i sacerdoti, galli e corribanti, alla fine di questo rito orgiastico, ma orgiastico non significa nel senso sessuale, ma di alterazione della coscienza, si eviravano in onore della Dea e poi si vestivano da donna. C'era quindi il sacrificio della propria sessualità. Ma questo succedeva anche con i misteri della Ecate lunare di Laguria, della Astarte di Ieropoli e della Artemide lunare di Efeso. Anche in questo caso l'uomo o si evirava o veniva virato e poi si vestiva di donna. Anche nei culti dionisiaci preorfici assistiamo al dominio della corrente femminile. E quindi c'era tutto, poco conosciuto tra l'altro perché si parla solo degli uomini, c'era tutto un culto misterico femminile legato a questo. Questo non è chiaramente una demonizzazione della donna, al contrario. Però c'era un altro pericolo che non era legato solo alla donna, tra virgolette, infera, o se vogliamo lilidiana, ma anche la donna celeste rappresentava un pericolo. Ci sono molte saghe e racconti eroici in cui uno in particolare, questa donna celeste, che era la compagna di uno sciamano, in poche parole lo trattiene nel settimo cielo, figurandogli dei pericoli nell'andare avanti nel suo percorso. Quindi lo tiene legato a sé con la dolcezza, con la paura che il percorso ha insidie e pericoli, e quindi l'ascenso, perché l'ascesi è cristiana, l'ascenso ermetico,
veniva definitivamente bloccato. E qui entriamo in una particolare, un particolare argomento, non tutti lo conoscono. Dopo ci sarà un accenno ai fedeli d'amore per farvi capire come entravano in uno stato particolare. C'è anche una testimonianza di Dante. Allora, la ghiandola pineale è il portale degli dèi. È contenuta in quell'osso che si chiama sella turcica. Beh, lo sapete, è grossa come un pisello, piccolissima. Lo sapete che produce dimetiltriptamina, che è una sostanza psicotropa. Quindi gli aspetti allucinogeni si possono produrre anche attraverso questa ghiandola pineale, che poi va bene, in Oriente è chiamata Ina Chakra, noi chiamiamo terzo occhio, eccetera, eccetera. Ci sono delle tecniche, di cui non posso parlare per ovvi motivi, che portano a risvegliare questa ghiandola pineale, di conseguenza anche l'aspetto legato alla dimetiltriptamina. Poi ci sono altre sostanze invece che vengono usate, l'ibogaina e tante altre, la psilocibina eccetera, contenuta nel peyote eccetera. La cosa interessante è che in questo caso non c'è bisogno di utilizzare droghe, io non parlo del tossico, parlo di iniziazioni a livello di psicotropia rituale, perché qui al naturale c'è questo aspetto che porta anche in questo caso alla partenogenesi alchimica. E vorrei spiegare questo aspetto interessante, perché noi abbiamo parlato del mediatore plastico del corpo lunare, perché tutta la magia creativa e la magia formativa nasce nella sfera lunare. Infatti la sfera lunare agisce sul contorno. Quindi il mago, tra virgolette, non ha bisogno di visualizzare completamente la persona o la parte femminile di lui, che è quella lunare, perché solo sul contorno già si manifesta l'atto magico. Chiaramente non è una cosa così semplice. Qui entrano in gioco anche i colori, perché questa immaginazione e visualizzazione deve essere legata a determinati centri cromatici, non solo legati alle forze planetarie, che sono strettamente connesse alla sfera sessuale, ma devono ovviamente essere riconducibili alla creazione in astrale. Faccia ridere anche noi, signorina. Visto no, che... no, se no può anche uscire senza vedere. Se noi analizziamo le due colonne, l'apprendista e del maestro, Yakin e Boas, ritroviamo i due aspetti maschile e femminile, quindi la fusione di questi due aspetti. Ed è molto importante, perché uno rappresenta la forza e l'altro la debolezza. Teoricamente la debolezza dovrebbe essere legata alla colonna dell'apprendista e la forza a quella del maestro. Nella quattordicesima lama dei tarocchi, la temperanza, noi veniamo questa figura alata, che versa due liquidi, uno è argento e un liquido è oro, uno sale in alto, quindi in alta ascesi a livello sessuale, e l'altro
cadendo a terra genera dei fiori. E quindi è il simbolismo legato sia alla rigenerazione dell'aspetto maschile nel femminile, quindi niola, partenogenesi alchimica, sia legato a quella che viene chiamata oias, che non c'entra con la viria, che è il seme trascendente, ma c'entra con la forza fisica, muscolare, ed è anche in questo caso una realizzazione a livello sessuale dell'immare. Allora, abbiamo parlato prima, ho accennato dei fedeli d'amore, i miei colleghi qui già ne hanno parlato, che eseguivano una tecnica che ha a che vedere con la ghiandola pineale, perché i fedeli d'amore non erano solo dei poeti, ma praticavano un rito già praticato dai templari che da loro avevano appreso. E allora, attraverso l'immaginazione, il suono, il colore e la visualizzazione, creavano vivificata l'immagine di una donna, tant'è che Dante, queste sono parole sue, quindi non le ho inventate io, diceva: mi pareva vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi pareva in un drappo sanguigno, leggermente la quale, riguardandola, conobbi che era la donna della salute, la quale aveva il giorno innanzi degnato di salutare, cioè ha riprodotto le sembianze di questa donna attraverso il lunare, e attraverso questo processo si creava questa partenogenesi alchimica e il ricongiungimento con la parte femminile. Allora, anche sempre Berto e l'altro collega hanno parlato di Pascal B. Randolph, ne parlo qui nel libro, ci sono addirittura tutte le tecniche vere che utilizzava, era un occultista di colore, aveva creato questa comunità di Eulis, dove si praticava, si dice, la magia sessuale, e loro lavoravano, tra le altre cose, con tre aspetti: il determinismo, il posismo e il dicloterismo, che erano delle particolari posizioni che secondo appunto Randolph portavano l'energia sessuale a circolare in una certa maniera. E qui rinveniamo anche, poi vedremo, quello che è il rapporto sessuale di cui ho parlato all'inizio, che, come ho già spiegato, difficilmente porta a qualcosa. Un'altra tecnica utilizzata ad esempio dagli alchimisti cinesi era quella di mettersi a testa in giù per creare il cinabro, il sacro cinabro, che in realtà era il seme, e pensavano che mettendosi a testa in giù il seme scendesse verso la pineale e poi ridiscendesse, quando tornava nella posizione normale, verso le gonadi. C'è anche una tecnica interessante legata alla ridensione del seme, una tecnica pericolosissima. Praticamente voi sapete che durante, parlo della minzione, si può bloccare la minzione attraverso i muscoli dell'ano e, nel caso dell'uomo, dei testicoli. Allora, in questa tecnica che cosa accadeva? Che il mago, quasi al momento dell'orgasmo, tratteneva, cosa difficilissima e pericolosa, il seme, lo rimandava in alto e lo mandava verso la fontanella, quella parte che si chiama Ketere, il centro luminoso da dove entra energia. Da lì lo mandava.
andava nel plesso solare, centro cardiaco, nell'addome e poi di nuovo nei genitali. Una tecnica difficilissima. Quindi, arrivati al culmine quasi dell'orgasmo, riusciva a trattenere il seme, quindi non lo disperdeva, ma accumulava energia che viene chiamata poi energia luminosa. E in questo caso questi tre centri energetici erano legati alle lissi, testa, torace, ventre, che poi nella simbologia cristiana sono Spirito Santo, testa, figlio, cuore, padre, genitale. Tornando al discorso della magia sessuale di Eulis, la fabbricazione di specchi speciali, che era veramente complessa, bisognava versare del mercurio in questo specchio, c'erano gli specchi maschili e femminili, e i due partner praticamente dovevano avere tutte e due nel loro oroscopo sia la Luna che Venere. Cosa succedeva? Che c'era questo rapporto sessuale dove al culmine bisognava proiettare nello specchio questa immagine. E allora qui entra in gioco Evola, che in metafisica del sesso conferma quello che io ho sempre sostenuto e dice, ed è l'introduzione all'opera di Rankin. Però anche nel caso migliore vi è da rilevare nella magia sessuale la condizionalità di una situazione richiedente una specialissima qualificazione in chi ad essa si dedica. Infatti il presupposto per l'autotrascendimento è una fusione completa con la donna nell'orgasmo. L'essere completamente portati dall'onda del sesso, svegliati in un'intensità elementare. Ma proprio l'apice di questa esperienza dovrebbe essere il momento operativo, ossia il momento in cui l'uomo da solo, congiuntamente con la donna che gli sta possedendo, dovrebbe usare immagini, lanciare ordini, procedere a proiezioni o ad evocazioni, tutte cose che in via di principio lo distoglierebbero, facendo venire meno proprio lo stato che, come si è detto, fa da condizione unifica, è univoca, scusate, per ogni efficacia magica. Quindi scordarsi che nel rapporto sessuale tra uomo e donna si riesce a proiettare, anche il più bravo non è possibile. Quindi è ovvio che in quasi tutte le tradizioni è proprio il rapporto di partenogenesi alchimica quello che viene portato avanti, e cioè il rapporto sessuale, appunto il supremo orgasmo con il sé, che porta verso il portale, quindi conduce verso quelle regioni trascendenti dove l'energia diventa non più, anche se nello spirito c'è materialità, però non è più la materia greve del Saturno alchimico, cioè il corpo fisico, ma è la materia più sottile ed eterea, e quindi oltre la soglia raggiunge l'infinito. Grazie. Un intervento brillantissimo del nostro amico, come sempre. Grazie. Veramente complimenti, un grande alchimista, sa cose che noi non sappiamo. Per carità, vorrei invitare qui il grande Dalmazio Frao, l'amico Dalmazio Frao. Sì, sì, grazie. Grosso presidente. Ti devi tu, sì. Stai seduto. Sì, se tanto che. Allora, amico Giorgio ci aiuta, viene in mio soccorso. Allora io faccio una presentazione rapida mentre si prepara l'intervento del nostro amico. Dalmazio Frao è uno scrittore,
è un critico d'arte, ha scritto dei libri molto belli, uno dei quali su ultimo su Benvenuto Cellini. È stato animatore di associazioni culturali, ha preso parte a numerosi convegni, lo conosco da tantissimi anni e adesso in preparazione si sta preparando il PC alle connessioni e l'argomento trattato sarà Dante Gabriel Rossetti, L'incanto, l'amore e la morte. Mentre se c'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda, rapidamente, mentre stiamo aspettando il montaggio del computer, si può fare. Prego, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualche osservazione? Allora, nel frattempo darò una piccola stura, visto che domande non ce ne sono. Quando abbiamo parlato della repressione del problema dell'eros e della sessualità, andava trattato un autore moderno, un psicanalista moderno, che è finito molto male per le sue teorizzazioni sul sesso. Questo è Wilhelm Reich, che con la, scusate signori, che con la teoria degli orgoni, cioè la produzione di energia dovuta all'atto sessuale, finì messo a manicomio negli Stati Uniti d'America. E Wilhelm Reich fa parte di una scuola che è quella freudiana, ma non c'entra nulla perché devia di razza completamente. E infatti finisce in galera e in manicomio, perché dice che qualunque atto di violenza che oggi si verifica nella nostra società è dovuto alla repressione sessuale. Quindi, vista da una prospettiva materialista, questo discorso ci fa pensare, riflettere un poco. Un'altra osservazione che vi volevo fare a proposito di quello che il nostro amico Vitaldo Conte aveva detto a proposito di Evola e della storia della paralisi ottenuta da questi mentre camminava sotto le bombe durante un bombardamento a Vienna, come si racconta. Qualcuno azzarda che quanto sia accaduto a Evola sia stato dovuto al fatto che questi invece provasse delle tecniche esoteriche non tantriche, bensì mutuate da un testo di Ludwig von Sebottendorf, uno dei fondatori della Thule Gesellschaft, del gruppo di Thule, Thule che è la confraternita che darà luogo poi al nazionalsocialismo, e queste tecniche erano state mutuate a sua volta da von Sebottendorf, che è andato in Turchia a visitare i Sufi. Questo è un altro discorso molto interessante che ha ingenerato, perché è molto strana questa storia di questo che fa questa prova camminando sotto le bombe. Non la luce nei miei occhi, mi raccomando. Ripeto, se vi sono domande o osservazioni da fare da parte di qualcuno? Domande da parte di qualcuno? Aspettiamo allora la proiezione qua. No, intanto che aspettiamo, io vi volevo raccontare quello che è successo i giorni scorsi tra me e Umberto, perché in realtà ho rischiato, forse sarebbe stato meglio anche per voi, che non ci fossi qua, perché Umberto mi chiama, molto gentile, molto cortese come al suo solito, come sempre, e mi invita a parlare di metafisica del sesso di Evola. Sì, un applauso a Giorgio, che è un amico e quello che ti ha salvato. Poi adesso cercherò di risolvere questa piccola problematica. Dicevo appunto, Umberto mi ha coinvolto in questa cosa. Io la prima risposta che gli ho dato è stata un no. Un no perché ho detto: signori, per favore, scusate. Io tanto lo faccio comunque, perché lo faccio per l'unica persona che merita, che io per quale io parlo, per cui io parlo. Dicevo, mi chiedo cosa dico, no, perché in realtà l'unico deputato da sempre a parlare di porcherie, di sozzerie, è Vitaldo Conte, notoriamente, quindi io non posso, ubi maior, no? Quindi non posso assolutamente scavalcare l'amico Vitale. E quindi rimaniamo un attimo così sul perplesso, sul tutte e due. Dopodiché comincio a rompere le scatole per varie ragioni, poi però insiste
E mi dice no, però se riusciamo a allargare il concetto, e anche lui gli faccio capire che io già Evola non ne posso più, nel senso che capisco che siano i 50 anni della morte del barone nero, francamente scusate, è basta, e allora non mi va di parlare di Evola, però tuttavia c'è, allora gli faccio una proposta di parlare comunque di quello che ritengo sia interessante da vedere, da analizzare, da rivedere, forse da scoprire o da riscoprire per alcuni di voi, non tanto sulla metafisica del sesso, quanto proprio sul rapporto invece dell'eros e dell'amore, che Evola comunque tratta. Evola comunque tratta, parlando dei fedeli d'amore, parlando di altre cose, ma di fatto poi non scoprendo nulla, perché Evola si rifà a Weininger, che già lo precedeva, ma di fatto tutto quello che era già stato fatto, detto da Evola e della fisica del sesso, ritroviamo un secolo prima in precedenza, proprio con alcune opere, che a cominciare proprio da Prerafaelite. Prerafaelite, che adesso in questo momento ha una bellissima mostra, tra l'altro a Forlì, che invito tutti a vedere, e a disertare invece le altre, che ci sono e ci saranno. E quindi c'è a questo punto un'opera che funge da trade union, che è fondamentale e che si discosta anche da tutte le altre dell'immaginario prerafaelita, che è un'opera, come sempre, di Dante Gabriele Rossetti, che è il fondatore, voi sapete, di questa vera e propria avanguardia, che è stata la prima avanguardia pittorica, stiamo parlando della metà dell'Ottocento, quindi prima di tutte le altre, ed è l'unica a essere anche sopravvissuta, seppur trasformandosi nel corso dei secoli, a non aver subito la sclerosi che hanno tipicamente tutte le avanguardie che poi diventano accademie. L'hanno subita anche per Prerafaeliti, ma in altro modo. Dicevamo, quindi c'è un dipinto fondamentale che si stacca da tutta l'opera stessa rossettiana. Rossetti fu, lo dico per chi non lo conosce, fu un singolare personaggio, fu innanzitutto il fondatore della confraternita. Adesso parlare della confraternita diventerebbe troppo lungo e troppo articolato. Però è forse il personaggio primo più interessante, non solo perché probabilmente ha ricevuto dal padre una forma già di conoscenza attraverso la famiglia della madre, che era Polidori, di determinate, diciamo, elementi, di determinate conoscenze. Rossetti è estremamente legato da sempre alla figura dantesca, lo vedremo in molti modi, e quindi a quell'immaginario, a quella forma di conoscenza, di sapienza arcana, che saranno poi i fedeli d'amore. Ecco il punto di contatto con Evola. Evola parla di questo, come è già stato detto in precedenza, in metafisica del sesso. Non sappiamo effettivamente, anche perché si sa molto poco dei fedeli d'amore, di questa struttura di filiazione templare, probabilmente c'è chi addirittura di recente ha messo in dubbio la loro stessa esistenza, sono stati criticati, invece ne ammette l'esistenza. Io non voglio entrare in questo meccanismo, ma qualcosa c'è. E Dante, Gabriele Rossetti, è probabilmente uno degli esponenti di questa filiazione che in qualche modo si è trasmessa in maniera carsica, in maniera non ignota, dal Medioevo, il Medioevo dantesco, fino almeno all'Ottocento. Lo esprime naturalmente in due modi. Innanzitutto con gli scritti, con la poesia, che sono sempre legate alle sue opere pittoriche. Opere pittoriche che in realtà non esporrà mai. Avvengono soltanto o sulla sua stessa scelta oppure su commissione, come questa. Questa che adesso vediamo per prima, e dicevo, ed è un unicum, adesso devo vedere come me lo apre, perché non devo usare Photoshop, un attimo se riesco a... non è la mia macchina, quindi con la barra. Mi va in automatico su Photoshop. No, beh, facevi con la barra. Va bene, eccola. Comunque, la dovreste vedere.
difficoltà. Scusate. Vabbè, abbiate pazienza. Dicevo, questo dipinto a olio è un unicum, è estremamente singolare, perché innanzitutto è l'unico nudo che abbia dipinto Dante Gabriele Rossetti in tutta la sua produzione pittorica. Nudo. In realtà qua non si vede, io non so come fare a tirarlo giù, tirarlo su, alzendo. Chiedo ancora aiuto Giorgio, non vedo dura per il tempo. Dicevo, è l'unico nudo dipinto da Rossetti, poi è un nudo per modo di dire, perché in realtà della figura femminile si vede soltanto un seno, l'altro è coperto. Come vedete, la rappresentazione, dunque il titolo dell'opera è Venus Verticordia, in latino, cioè Venere che cambia i cuori. È uno dei pochi dipinti anche, poi è un sincretismo naturalmente, una sintesi tra elementi pagani ed elementi cristiani. Il tema è quello appunto di Venere, quindi della dea Venere, che cambia, quindi muta il cuore o apre il cuore degli uomini, degli iniziati poi in realtà. Ora, ecco, grazie. Ora, tutta l'opera è una serie di... No, non andrò bene, scusate, più piccolo. Ancora? Ancora più piccolo? Un po' più piccolo. Sì, così va bene. Grazie. E dicevo, allora, l'opera avviene su commissione, stranamente. Su commissione di un collezionista, tra l'altro americano, che vede uno schizzo, vede un dipinto tirato giù da Rossetti e gli commissiona quest'opera. Le ragioni non le conosciamo. È già la fase in cui è avvenuto l'evento più tragico della vita di Rossetti, cioè la morte di sua moglie, e quindi quest'opera si discosta completamente da tutte le altre, ripeto, tanto per il tema paganeggiante e non quello relativo ai temi più consueti della Beatrice dantesca che lui stava perseguendo, stava continuando in quel momento, riprende quindi questa, la divinità che è quella di Venere, e che non ha nulla a che vedere quindi con il suo immaginario solito. Come vedete, Venere è seminuda, però è completamente coperta da due tipi di fiori, innanzitutto le rose, che sono un fiore classico poi per eccellenza dell'immaginario preraffaellita. Sul simbolismo della rosa non mi ci soffermo perché è talmente vasto e talmente complesso che ci comporta veramente troppo tempo per parlare. Le rose sono comunque di vario tipo, vedete, variegate, sono purpure e scarlatte sempre. E poi sotto il caprifoglio. Il caprifoglio già è un fiore più curioso, perché il caprifoglio è il simbolo dell'amore infinito, comunque, dell'amore costante, perenne, dell'amore fedele proprio, fedele non a caso. Quindi è la fedeltà, non è l'amore del matrimonio, però è l'amore perenne, è l'amore che implica una fedeltà perenne alla donna amata. Con lei è venuta in cielo, in terra dal cielo, miracolo strano. Quindi è in questo giardino, in realtà è in un giardino, altra figurazione classica per Raffaellita, quello del giardino che poi noi in realtà non è nient'altro che un giardino, una corte d'amore, che tutto chiude, un hortus conclusus, tutto conchiude e tutto tiene in sé. In mezzo a questo serto di fiori emerge, soltanto dal busto in su, piano americano si direbbe, Venere, quindi la dea Afrodite che ha le caratteristiche di una modella tipica dell'immaginario preraffaellita, probabilmente Alexa Wilding, che faceva, come la maggior parte delle modelle dell'epoca, ben altro, ma
rispecchia perfettamente il modello della donna, della donna desiderata, della donna voluta e della donna afroditica. Quindi è in tutto e per tutto la Venere che richiama e quindi apre i cuori. Ma attenzione, apre i cuori come? Verso l'aspetto sessuale, quindi quello più materiale, più carnale, oppure l'apertura del cuore, il verticordia, è verso l'amore più spirituale, quindi verso la sublimazione dell'eros, verso quell'eros vero e proprio che implica la conquista, la riconquista dell'anima attraverso l'amata. Perché questo più probabilmente è quello che Rossetti ci vuole dire. Quindi ben lontano da qualunque tipo di raffigurazione non solo pornografica ma meramente carnale. E tiene in mano, non è già Eros, quindi non è già il figlio, non è già Cupido che tiene in mano la freccia che apre i cuori, ma è Venere stessa. Nell'altra mano c'è una mela. Allora, due punti, io lo volevo far vedere, ma ripeto, ho un po' di problemi. Allora, per la freccia, se, ecco, la freccia, al di là di ogni forma di significati di simbolismo fallico, eccetera, eccetera, tutto quello che si vuole, che non voglio neanche prendere in considerazione, la freccia dipinta da Rossetti è estremamente, ricorda estremamente quella appunto della scultura precedente, che chi è a Roma ha la possibilità di vedere davvero, che raffigura l'estasi di Santa Teresa d'Avila, quella del Bernini. In questo caso la freccia è tenuta ovviamente da un angelo, che però è una raffigurazione anche qui di Eros. La freccia di Rossetti ha una curiosa caratteristica. Presenta la punta a forma di lingua di fiamma, quella di Bernini invece non possiede. Perché questo? Perché la fiamma, la lingua di fiamma, è la fiamma dell'amore, anche qui. È l'amore incandescente, è il cuore fiammeggiante che comunque andrà poi ad aprirsi all'amato e quindi introiettarlo dentro di sé e portarlo oltre il cielo di Saturno. Quindi c'è una certa similitudine, vedete, anche nella posizione comunque come viene tenuta questa freccia, solo che in un lato è attivo, nell'altro lato è la stessa Venere che detiene la freccia verso l'amato. Non verso di sé, ma verso la mano, anche se punta poi sul suo cuore, sul seno sinistro. Se torniamo a quella precedente, faccio impazzire, non so, hai ragione. Hai ragione di odiarmi. Dicevo, la mela, invece, alcuni critici, alcuni esegeti, anzi la maggior parte, e io non sono d'accordo, ma prendetela così, io sono notoriamente un bastian contrario, non ricordo, hanno voluto vedere nella mela un richiamo ad Eva, quindi al peccato originale, eccetera. Quindi vedendo un simbolo, volendo vedere un simbolismo cristiano. Attenzione, i simboli cristiani e Rossetti ci sono sempre, ma non sono simboli cristiani e basta, religiosi e basta. Io personalmente penso un'altra cosa, che Rossetti in questo caso, uno dei rari casi, abbia voluto rifarsi non al simbolismo cristiano, ma al simbolismo della mela in sé, che non è soltanto quella del mito di, appunto, di Afrodite e di Paride. Quindi la famosa mela d'oro, da cui la mela che va la più bella e che poi genererà, sappiamo, la guerra di Troia. No, io penso che in realtà vada ricercato invece, piuttosto, nelle conoscenze che Rossetti aveva
e che applica in alcuni casi attraverso i miti del Graal, eccetera, cosa. Sui miti celtici. Perché quella mela lì è particolare, è una mela d'oro. E la mela d'oro, assieme alle mele d'argento, sono i due simboli che ritornano nell'aldilà celtico, nella terra dell'eterna giovinezza, dove non si muore mai, dove vi è amors, assenza di morte, quindi vi è la vita eterna, e sono gli elementi anche che ritornano in una, in un altro divinità celtica, che è il corrispettivo maschile di Venere, che è Engus. E io Engus, che nel suo peregrinare, nella sua ricerca per tutta l'Irlanda e fino all'aldilà, è circondato in capo da uccelli che circondano la sua aureola, in questo caso non ci sono gli uccelli, ma ci sono, guardate bene anche qui, non delle farfalle come dicono solitamente, ma delle falene. Le falene sono farfalle notturne e sono simbolo, sì, come la farfalla dell'anima, ma sono le farfalle che infatti vanno in cerca della luce, che è l'aureola, curiosamente un'aureola cristiana messa intorno alla divinità greca, che vanno intorno alla luce, o meglio, vanno intorno cercando la fiamma. La fiamma che è quella sia della freccia che è quella dell'aureola. Perché la candela, la falena, appunto, va in cerca della fiamma della candela e muore bruciandosi, quindi si consuma nell'amore della fiamma, diventando tutt'una quindi con l'anima del mondo. Questo è il dipinto descritto. Ora, all'interno di questo ci sono, dicevamo, tutti quegli elementi simbolici, ermetici, tradizionali e mitici che Rossetti ha voluto inserire in maniera ovviamente occulta, era non evidente da chiunque, e che però, se voi leggete Metafisica del Sesso, riuscite poi ad ampliare e a vedere perfettamente. Vederla così non basta, perché ci sono altri due dipinti, anche se questo non lo fai tu, così evito di fare casino. Ci sono sempre altri due dipinti di Rossetti che sono comunque vendibili nella stessa struttura, nella stessa idea, comunque. Uno, e questa è l'ennesima versione, ne ha fatte tantissime, questa è la sesta, credo l'ottava, non mi ricordo. Ho scelto questo perché ha i capelli rossi come la Venus Verticordia, non siamo negli altri casi, i capelli sono bruni, eccetera. Però mi piaceva più quei capelli rossi, è una mia passione. Ed è Proserpina, ovviamente, in mano, questa volta non la mela ma l'altro frutto simbolico per eccellenza, no? Che è il melograno. Potete vedere che c'è però una differenza fondamentale, ripeto, ancora una volta, in questo caso Proserpina è coperta, interamente vestita, non c'è nessun elemento di santità comunque sia. E non c'è nessun elemento erotico rispetto alla Venus Verticordia, dove la questione invece dell'Eros è completamente dichiarata ed è completamente smarcata. Stessa cosa avviene nell'altro dipinto ancora, poi lo smetto di tormentarti, che è la Astarte Siriaca, e che invece è una via di mezzo. Tanto perché riprende il tema di una divinità legata sempre all'Eros e forse in questo caso ancora più di Afrodite all'aspetto più marcatamente sessuale che Astarte, una divinità davvero che poi addirittura forse è stata corrotta in altre forme e ritenuta addirittura un demone o una demonessa. Comunque questa Astarte siriaca ha degli elementi affini alla Venus Verticordia. Intanto la posizione delle mani, i segni come vedete sono coperti, è sempre tutta coperta, è vestita di verde, come la precedente Persefone,
e porta anche qui degli elementi affini alla linea dell'Urticordia. La fiaccola dell'angelo, dell'entità, diciamo angelica, a sinistra guardando noi, non è nient'altro che l'analogo della freccia fiammeggiante, e a destra lo stesso è l'analogo delle raffigurazioni che sono poste dietro la Venere vertica. Non ci sono in questo caso elementi simbolici nel campo dei fiori, come invece li avevamo per secoli. Ma diciamo che questi tre dipinti in realtà fanno parte di una stessa storia, seppure in momenti diversi e con significati diversi. Quello che a noi interessava soprattutto analizzare più di tutti era ovviamente la prima. Che è quella che più si lega a questo discorso che Umberto ha voluto aprire. Resta un mistero in tutto questo, o meglio ne restano tanti, perché siamo ben lungi dal sapere esattamente ancora oggi che cosa, quanto Rossetti fosse effettivamente a conoscenza, quanto fosse un iniziato o meno, è tuttora molto molto vago e nebuloso è la questione. Del resto lui morì giovane, ci sono serie, ma ripeto, andremo troppo fuori tema, fuori campo per parlare di questa cosa. Una cosa che resta ancora misteriosa, che qui ci si sono accapigliati in tanti, è quel simpatico uccelletto che c'è là in alto, che sembrerebbe dover riempire uno spazio, così hanno detto i critici, ma sì, qualcosa ci doveva mettere. E beh, certo, perché comunque sia naturale, no? C'è uno spazio vuoto, no? Soffriamo di horror vacui, a quel punto ci potevamo mettere qualunque cosa, perché c'è un uccello azzurro? Anche qui, lungi sia dal fare facili battute, sia anche dal solito trito simbolismo bassamente sessuale. L'uccello azzurro probabilmente si ricollega sempre a quei miti di origine celtica, del Mabinogion, eccetera, dove alcune forme di divinità, come dicevamo, sempre legate prima all'aria, all'elemento aereo, all'elemento celestiale, eccetera, e all'elemento angelico, perché la lingua degli uccelli è la lingua degli angeli, è messo lì apposta, cioè è una raffigurazione pagana, se vogliamo dire così, dello Spirito Santo, che in altri dipinti di Rossetti è invece rappresentato dalla colomba. Quindi è lo spirito, la parte più elevata di quel fuoco che spinge l'uomo attraverso l'eros, però l'eros sublimato di Venere, quindi su Keter, sulla corona d'oro di luce che la illumina, fino all'empire. Detto questo, per non tediarvi oltre, un'ultima cosa ancora. Con questa cosa qui che è scritta, che vuol dire cosa scritta? Ci provo appunto qui. Perdonatemi, io non sono un fine dicitore, quindi proverò soltanto a leggere questa versione, che è una versione tradizionale appunto della leggenda, del mito di Engus, del dio Engus, che è il dio dell'amore, che ripeto è l'equivalente maschile di Afrodite per gli irlandesi. Così forse torniamo alle cose, con questa concludo e poi lascio solo a voi le deduzioni, i pensieri in libertà. Dice così: questa è tratta da, io credo, quello che sia stato il più grande iniziato che tra 8 e 900 abbia avuto l'Irlanda moderna, l'Irlanda contemporanea, nemico di quell'Alastair Crowley, che non ho mai potuto vedere, non si sono mai sopportati a vicenda, io naturalmente sto completamente dalla parte di Yeats, che è William Butler Yeats, che ha ripreso nella sua poesia Cersa questo mito appunto di Angus, raccontando queste storie, che dice: è la canzone di Angus l'errante, o Angus il vagabondo, o Angus, il dio Angus comunque, un dio bellissimo, che ricorda più poi Orfeo, più Dioniso in realtà,
che non altre divinità. Comunque è un dio non, di, non della battaglia, non della guerra, ma dell'amore. Dice, è Angus che parla, dice, fu così che al bosco andai, che un fuoco in capo mi sentivo, un ramo di nocciolo la tagliai e una bacca appesi al filo. Bianche falene vennero volando e poi le stelle luccicando. La bacca nella corrente lanciai e pescai una piccola trota d'argento. Quando a terra l'ebbi posata, per ravvivare il fuoco assopito, qualcosa si mosse all'improvviso e col mio nome mi chiamò. Una fanciulla era divenuta, fiori di mero nei capelli, per nome mi chiamò e svanì nello splendore dell'aria. Sono invecchiato vagabondando, un dio che invecchia, per vallate e per colline, ma saprò alla fine dove è andata, la bacerò e la prenderò per mano. Cammineremo per l'erba variegata, sino alla fine dei tempi coglieremo le mele d'argento della luna, le mele d'oro del sole. Questo è un possibile, possibile, io non vi do la certezza, nel campo dell'arte raramente ci sono certezze, è una possibile chiave di lettura di un'opera unica, comunque qual è La Venus Versicordia di Dante Gabriel Rossetti. Io ho chiuso. Signori, complimenti. Signori, intanto ringrazio tutti per la presenza, per l'attenzione, per la pazienza. Rinnovo la mia domanda, se ci sono domande, osservazioni da fare prima di andare a mangiare, perché tocca anche colmare i nostri corpi oltre che lo spirito. Prego. Ecco, per concludere tutta quella bellissima serata, direi una, mi riferisco a una degli esperti, una, un parere dei medici molto esperti di oggi, che praticamente paragonano il momento della morte, un gran piacere, e il momento della nascita e l'amore, una cosa molto... circolare. Sì, ecco. Dopo. Hanno confermato questa cosa. E io concluderò dicendovi che il momento di estasi maggiore, che abbiamo detto sublimazione dei sensi più alta, il momento di espressione artistica più alta è dato dall'eros. L'eros è arte. E con questo, signori, io vi lascio. Un grazie a tutti. Ci vediamo la prossima volta, quando penso in autunno a questo punto. Grazie.